italiani quali Enzo Biagi, Indro Montanelli, ma anche dei grandi scrittori come Alberto Bevilacqua e non da ultimo Andrea Camilleri. Allora andiamo adesso a intervistare la signora Patrizia che ci racconterà del suo ritorno a Reggio Calabria e dei suoi ricordi. Siamo con la signora Patrizia Reitano che mancava da Reggio da qualche anno. Quanti anni? 5 anni, perché l'ultima permanenza in Calabria è stata nell'agosto del 2006, quando Mino ha fatto la sua ultima tournée qui, e poi quando siamo partiti io non sapevo che sarebbe di lì a poco accaduto tanto, diciamo, tante cose spiacevoli, tanta sofferenza ci sarebbe arrivata addosso, e quindi mancavo da 5 anni dalla Calabria. Da allora ero partita con lui e sono tornata con le mie figlie e oggi la mia nipotina, però senza di lui, ecco, io lo sto cercando, lo cerco qui in questi panorami, in questo mare che lui adorava, in questa terra meravigliosa che ha amato tantissimo. E cerco di ritrovarlo anche qui, ma sono convinta che lui c'è, è qui con me, insomma. C'è un ricordo particolare che la lega alla Calabria? Sono tantissimi, perché Mino mi ha cominciato a parlare della Calabria già prima di sposarci, no? E poi me l'ha fatta conoscere tutta, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo girata in lungo e in largo, e ho conosciuto questa gente meravigliosa, l'ho conosciuta qui e l'ho conosciuta anche all'estero, perché all'estero io non so se sono di più i calabresi che si trovano qui o quelli che sono nel mondo, no? Però anche alle latitudini più lontane c'era sempre un calabrese, c'erano sempre un amore straordinario per Mino, sembrava di essere a casa, anche se eravamo a migliaia di chilometri. E quindi è bellissimo, ecco, sentire, e l'ho sentito già arrivando già all'aeroporto, poi so che questa sera ci sarà il Circolo del Tennis, questo bellissimo evento per Mino, e mi dicono che c'è tanto fermento, perché sicuramente la città di Reggio e tutta la Calabria ha Mino nel cuore, e io credo voglia continuare a mostrare quel grande affetto. Come vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti un po' casualmente in un'estate in cui Mino era in tournée, e ci siamo conosciuti a Porto Recanati, ed è stato un incontro, per chi crede nel destino, segnato da questo, perché ci siamo incontrati e non so, è scattato uno sguardo, qualcosa, e lui ha sempre dichiarato, io nel momento in cui l'ho vista ho detto a una persona che era accanto a me: vedi quella ragazza, io un giorno me la sposerò. È stato quasi una profezia, insomma, perché poi di lì a qualche mese ci siamo sposati. E da lì è iniziata una storia meravigliosa, perché un'unione bellissima, anche un po' rara forse nel mondo di oggi, per tutto quello che vediamo che accade, quindi un sentimento talmente forte e vero che ci ha portati a vivere a fianco 24 ore su 24, a condividere il lavoro, tutto, quindi ovunque ci trovassimo, un amore bellissimo che purtroppo è stato proprio stroncato da, non so come dire, ma come nelle favole, no? Quando accade un sortilegio, qualcosa per cui si va a spezzare un incantesimo, e non so, io speravo tanto di invecchiare accanto a lui. E invece la vita. Vi siete sposati nel 77, se non sbaglio, l'anno prima, nel 76 circa, lui ha pubblicato questo romanzo. Sì. Lui ha pubblicato il romanzo, l'aveva scritto, l'aveva meditato, e maturato, e poi lo ha scritto. E la cosa bellissima è stata che nel 77, che era l'anno del nostro matrimonio, lui è arrivato finalista al premio Bancarella con questo libro, che era la sua opera prima, quindi qualcosa di inusuale, insomma, no? Anche perché lui mi diceva sempre: io ho scritto un libro un po' naif, ma non mi aspettavo mai di arrivare tra i finalisti con dei grandissimi, grandissimi, no? Del panorama letterario, perché c'era Giorgio Saviane, Bevilacqua, dei grandi, grandi scrittori, e quindi lui era orgogliosissimo, intimidito anche, è stata un'esperienza che lui ha sempre mantenuto proprio nel cuore inalterata, perché è stato qualcosa di meraviglioso, e lui era una persona che amava fare tante cose diverse, non era soltanto
un artista, un musicista, un cantante, ha fatto tante cose, ma quando si è cimentato, no, in questa esperienza non avrebbe forse mai immaginato poi di avere un riscontro così bello, che sicuramente è stato premiato dal pubblico, no? Dal pubblico che amava lui e ha amato il suo libro, penso. Quindi questo conferma che Mino era un artista a 360 gradi. Secondo lei qual è stata l'emozione più forte di Mino? Era tutta un'emozione forte, cioè era il suo atteggiamento, lui tutto ciò che faceva, no? In tutto ciò che faceva ci metteva tutto se stesso, ci metteva un entusiasmo incredibile, perseguiva gli obiettivi con una grande tenacia, che è anche una caratteristica credo dei calabresi questa, no? Avere una certa caparbietà, la tenacia che ti portano veramente poi a realizzare anche quelli che ti sembrano solo dei sogni lontani, invece poi uno li persegue e riesce ad arrivare a concretizzarli. Lei ha scritto insieme a Cristiano Malgioglio, che sarà al Circolo del Tennis Polimani questa sera, una canzone per Mino Vorrei. C'è un ricordo che la lega a questo momento? Allora, dunque, Cristiano Malgioglio è una persona che quando ha iniziato la sua carriera ha incontrato Mino e mi ha sempre raccontato di aver avuto questo rapporto molto bello di amicizia. Perché Mino gli ha mostrato subito, per come lui era, no? Sempre un grande affetto, e Cristiano non l'ha mai dimenticato e questa cosa la dice sempre, la ricorda sempre, quindi mi fa piacere tanto. Secondo lei qual è il brano che suo marito amava di più? Lui diceva, le canzoni sono un po' come i figli, no? E spesso un artista magari ti dice che è l'ultimo brano, no? In realtà lui le amava un po' tutte, però sicuramente io credo che una di quelle che lo rappresenta di più sia stato L'uomo e la valigia, che è un brano stupendo ed è anche un brano vocalmente molto difficile da interpretare. L'uomo e la valigia è un po' anche il tema trattato nel romanzo, perché è l'emigrazione che viene trattata. Sì, un'emigrazione vista con occhi un po' particolari, no? Perché il protagonista, che si chiama Salvatore, è questo ragazzo che parte dalla Calabria, va a Milano, però non è che la storia si limita a questo, c'è una storia di semplice emigrazione, c'è il ritorno alla fine, ma il ritorno di una persona che si è accresciuta, no? Quindi culturalmente, che ha acquisito delle conoscenze, per cui lui porta poi queste conoscenze con sé e queste devono servire ad una crescita non soltanto sua, ma anche di un ambiente, quindi è un messaggio molto bello secondo me, no? Anche per le giovani, per le generazioni nuove. Quindi l'elemento autobiografico, se vogliamo, c'è in qualche modo, ma io le volevo chiedere, lei lo conosceva Mino quando ha scritto il romanzo? Perché all'interno del romanzo c'è anche una storia d'amore, quindi ero curiosa di sapere se... Infatti, ho visto nascere il romanzo e quando poi lui l'ha presentato e poi...